atleta proveniente da Serbia. Cosa ne pensi di questa lotta? Ah, devo fare i complimenti per l'organizzazione, perché è veramente da fare invidia alle gare del nord, perché è tutto impeccabile. Poi mi è piaciuto il calore della gente, che è veramente stata una cosa fantastica dal momento in cui sono arrivata a Napoli, che era tanto che non ci andavo e l'ho trovata sempre più bella, e quindi per me è stata un'esperienza entusiasmante. Devo fare veramente i complimenti a tutti: il calore della gente, la sportività dei partecipanti, la bravura dello speaker, degli organizzatori, grazie veramente a tutti. Perfetto, quindi in realtà lei si è trovata bene, insomma. Benissimo, benissimo. Dal punto di vista tecnico invece? Dal punto di vista tecnico è una gara molto impegnativa, perché soprattutto c'è la pavimentazione, che è tipica della zona, io non la conoscevo, quindi è impegnativa dal punto di vista dell'appoggio. Impegnativa perché ci sono sali scendi, però è coinvolgente, perché comunque è una gara che ti prende, perché c'è un clima fantastico, quindi la fatica viene temperata, diciamo, è dalla bellezza. Sì. Perfetto, sì. Ecco, quindi l'emozione, insomma. L'emozione è grandissima, poi è bello partecipare. Quindi l'emozione è diversa rispetto a quelle delle gare del nord? Sì, è diversissima. Qui c'è, percepisci il calore e la passione di chi ama veramente correre. Su da noi molto spesso c'è anche l'interesse, che diciamo supera la passione, invece qui percepisce ancora il desiderio di stare insieme, di aggregarsi, e soprattutto anche... Quindi l'aspetto sociale prevale su quello economico? Senza ombra di dubbio, ma al sud prevale sempre l'aspetto sociale dal punto di vista proprio di empatia umana, cioè io il sud lo adoro, quindi io quando posso torno, perché... Ma lei non è originaria della campagna? Assolutamente no, io sono origini proprio forlivesi. Residente a Cervia, quindi sono emiliana romagnola, corro per una società di Bologna, l'organizzatore, il presidente e il segretario sono stati accoglienti all'inverosimile, allora ho detto io al sud ci devo tornare, perché io tutte le volte che vado al sud trovo una familiarità che... cioè diciamo che ho bisogno di disintossicarmi dal nord, perché purtroppo lo devo dire, capito? Cioè, per quanto ci siano cose belle anche su, ma qui si respira un'altra atmosfera, lo devo proprio dire, con tutta sincerità. Grazie a voi. Ecco, un altro atleta proveniente da Bologna del gruppo sportivo Gabbi. Che emozione ha provato in questa? Bellissima, gara organizzata bene, molto bella. Bene, diciamo che la sua compagna di squadra sostiene che in realtà qui si respira un'altra atmosfera. Sì, è vero. Qui è diverso, si sta molto meglio, gente molto accogliente, molto bello. Torneremo qui sicuramente. Bene, bene. Quindi la gara da un punto di vista tecnico come la giudica? Bella, organizzata bene, molto bella, impegnativa, però bella, una bella gara. Benissimo, molto. Ecco, quindi in realtà il gruppo sportivo Gabbi, che si di Bologna, si sì. Proprio di correre per le strade, di partecipare alle gare podistiche, a questa seconda maratonina di San Giuseppe Vesuviano, alla fine per me è stato, diciamo, interessante. Sì, molto. Grazie. Prego. Era abbastanza impegnativa, ma andate bene così. Bellissimo percorso, bellissimo tipo. Quindi, ma il ringraziamento va all'organizzazione per il bellissimo evento. Grazie di tutto e all'anno prossimo. Ok, ecco, diciamo, lei all'inizio voleva vincere, poi come mai? No, io so che Giduni è nettamente più forte di me. Io sono in un momento di carico, ma sono contento per come è andata oggi. Siamo con la prima classificata. Alla fine, secondo lei, la gara com'è stata? Allora, la gara è una gara ben organizzata, quindi mi complimento proprio con gli organizzatori, che si sono superati in tutto e per tutto, dalla partenza al ristoro finale. È stata proprio un'organizzazione perfetta. La gara, la mia gara l'ho vinta, sono partita tranquilla per finire un po' più veloce, anche perché ero lontana dalle gare da qualche settimana, quindi cercavo di trovare le sensazioni giuste. Da un punto di vista tecnico, quindi diciamo lei si è preparata e riuscirà a vincere. Sì, vabbè, noi ci alleniamo, noi podisti ci alleniamo comunque generalmente 7 giorni su 7, quindi arriviamo alle gare con la giusta preparazione. Ecco, invece per quanto riguarda la parte maschile, il risultato conferma le previsioni? Penso di sì, non... Zituni il primo, Zituni, secondo Iannelli. Sì. Sì, era la lotta tra i due, quindi penso che poi alla fine l'abbia spuntata quello più intelligente. Ma come è stata questa gara? Come l'ha ritenuta?
bella. Come è stato il percorso per lei? Per me è molto interessante. Come è stato alla fine il percorso, come è andato? Benissimo, bellissimo percorso, un po' duro, un po' duretto, sì. Come è stato il percorso per lei? Un buon percorso, ci sono i stati del percorso, come è stata messa la gara? Per lei com'è andata? Buona. 44. Ecco, com'è andata per lei? Tutto a posto, bene, una bella gara. Tutto a posto, tutto felice. Noi siamo gli atleti, vedete, mangiano banana. Sì, c'è tutto. C'è tutto, veramente. Una bellissima gara. Un buffet molto ricco. Ricco, verde, strisciato. Molto bello. Questa gara qua te l'aspettiamo sempre. Perché molto organizzata. È ben organizzata. Siamo felici, tutto a posto. Ciao, grazie. Com'è andata questa gara? Bene, bene. E lei? Ben organizzata, vero? Sono andato tutto. È stata ben organizzata questa gara. Bellissima gara. L'organizzazione è bello. Perfetto, vero? Per lei questa gara è stata ben organizzata. Sì, perfetto. Com'è andata per lei questa gara? Ottimo, ottimo, questa è la parte più bella. Ecco, lei sta mangiando i dolci, c'è la banana. Il massimo. Un atleta dopo aver corso cosa bisogna mangiare? Fondamentalmente carboidrati. Carboidrati e carboidrati. Quella è la parte. Evitare i dolci? Vabbè, i dolci sono, diciamo, il finale per integrare almeno tutti i zuccheri che hai perso. Ma com'è andata questa gara per lei? Bellissima gara. Difficile, però bellissima. Ottima gara. Com'è andata questa gara? Beh, bene. Bene. Come è stato organizzato? Sì. Per lei com'è andata questa gara? Ah, benissimo è andata, diciamo. Già il fatto che siamo arrivati, ci siamo svegliati di mattina, abbiamo fatto un po' di vita sana per prepararci, già abbiamo raggiunto, quindi è andata tutto bene. Forse la difficoltà era, ma è, diciamo, è una situazione paesaggistica che era fatta tutta da salite e discese, quindi c'era una difficoltà a trovare il ritmo e quindi ha portato un maggiore sforzo rispetto a una normale gara di 10 km. No, ho capito. Quindi lei ha trovato comunque che c'erano delle strade un po' in pendenza. Eh certo, sicura, erano tutte in pendenza, non c'era un tratto in pianura, essendo il paesaggio, diciamo, a ridosso del Vesuvio, e quindi la caratteristica di questo percorso è quella di avere dei saliscendi. Questo ovviamente porta a un problema di adattabilità cardiaca e quindi un maggiore sforzo. Ecco, secondo lei Zituri, Iannelli, quelli che hanno vinto, erano nelle previsioni? Sicuramente erano loro che dovevano vincere e quindi hanno rispettato il pronostico. Vi ripeto, l'insidia poteva essere il dislivello continuo della gara, però mi sembra che non ha portato per grandi. Le donne invece ha vinto Van Accore. Esatto, pienamente meritato, e credo che sicuramente era lei che doveva vincere e ha vinto. Abbiamo la 50ª classificata. Ecco, mi scusi, lei si viene soddisfatta di aver partecipato a questa gara? Sì, è stata la prima volta che ho partecipato a una maratona, perché ci siamo allenati alla podistica frattese con Salvatore Varracchio. La prima volta ho detto vieni, tentiamo. È stata una soddisfazione arrivare giusto alla 50ª donna. Bene, ho capito. Quindi lei è stata dura la salita. La salita finale è stata molto dura, però è stata una soddisfazione, proprio senti proprio la corsa delle gambe quando accarezzi la salita. È stato... Comunque non ha subito nessun crampo? No, sono stata benissima, anzi stanotte non ho dormito per paura del ginocchio, invece è stato proprio... Ad hoc. Allora, qui con un altro atleta dell'Atletica Frazzina. Sì, ciao, ciao. Com'è andata? È andata benissimo, è stata una bella gara, soddisfacente. È stata bella. Bene, ecco, l'organizzazione è stata anche impeccabile, giusto? Sì, abbiamo corso benissimo, non c'è stato nessun problema, quindi insomma è stato proprio bello, sì. Fine, com'è andata, mi scusi? È una bella esperienza, si sta tutti insieme, ci si diverte. Bene. Con la tifata Runners Caserta, ecco, una gara interessante, vero? Sì, molto interessante, però per me molto pesante perché è la prima volta, quindi 4 km in salita per me un po' me la stanno vista dura. Vabbè, alla fine è giunta al traguardo. È finita.